Vero, siamo il risultato di ciò che abbiamo vissuto. E sai, cara, io non credo che sia precisamente così. Mi piace citare la frase di un grandissimo che io ammiro tanto, che si chiama Tony Robbins, un pazzo scatenato, che dice spesso: la vita non accade a te, ma accade per te. Noi non siamo ciò che ci accade, ma siamo come reagiamo a ciò che ci accade. Non possiamo, alle volte sì, alle volte no, decidere, prevenire, scegliere ciò che ci accade, no? Alle volte possiamo scegliere un'università, possiamo scegliere una città in cui vivere, eccetera, però ci sono avvenimenti che non possiamo, ahimè, decidere, ma possiamo sempre decidere come reagire. E spesso abbiamo due strade, che non sono giuste o sbagliate, ma sono umane. Quella della vittima, di soffermarmi sul perché è accaduto a me, concentrarmi nel mio piccolo io, nel mio piccolo mondo, sentirmi appunto vittima degli eventi, di un Dio cattivo, di un mondo cattivo, di altri esseri umani, del fato. Oppure scegliere che troveremo il modo per tradurre quell'esperienza in qualcosa di più grande, più bello di noi. Ovviamente sono consapevole della difficoltà di questa affermazione in molti casi. Penso dopo lutto, penso dopo tragedie, disastri naturali, eccetera. Però l'essere umano ha questa capacità. Si chiama cuore, si chiama mente. Non è una consolazione, non è un raccontarsela per tirarsi su. È il senso della nostra esistenza, secondo me. Alle volte è più facile, alle volte è meno facile, ma è una nostra capacità. Non ho dubbi. Augurandoci che accadano sempre cose che possiamo gestire, cosa che io credo, siamo sempre in grado di affrontare ciò che ci sta accadendo e siamo sempre in grado di trovare, di trasformare quell'evento in qualcosa di utile, di bello, di significativo, di più grande, di amore, di aiuto. La vita non accade a noi, accade per noi, per indirizzarci, per insegnarci, per formarci, per evolvere, per crescere, per scendere dentro noi stessi, per capire l'altro, per capire la vita. Grazie, ti voglio bene.